Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, è un po' che non ci sentiamo, scusate se questo audio è senza immagini, ma sono rimasto senza webcamera, anche se forse è meglio così, vado veloce, almeno evitiamo tempi morti, devo dirvi un po' di cose importanti secondo me, e cioè di non dar retta a tutte le cazzate che ho detto nei precedenti video. Su Facebook e su YouTube, perché a parte che un pochettino inoino me ne intendo di agricoltura, io in realtà sono un grande ignorante. Mi era presa la mania del tuttologo, come credo purtroppo succeda a tante persone, specie da quando c'è internet, però la maggior parte delle informazioni che davo venivano da siti di dubbia certezza. Questo è un errore, le informazioni sono importanti, ma sono importanti quelle vere. Se cominciamo a riempirci di false informazioni, non serve a niente, perdiamo tempo. Io mi vergogno parecchio, sono imbarazzato per aver perso tanti anni della mia vita. Oltre a questo, però, ho fatto una cosa ancora peggio, ho cominciato a divulgare queste cose agli altri, quindi insomma il mio ego si appagava molto dall'essere seguito. Però comunque è giusto che io adesso vi dica questo. È molto importante per ogni argomento su cui ci si vuole informare andare a chiedere agli esperti del settore di non fidarsi mai troppo di nessuno. Quando c'è qualche controversia, cercare di ascoltare entrambe le campane senza pregiudizi. E quindi io spero di aver imboccato una strada migliore di quella di prima, e quindi adesso, ad esempio, non sono più convinto dell'esistenza delle scie chimiche. Da quanto ho capito, si tratta di semplice ghiaccio o vapore acqueo. Tra l'altro, non so se avete notato che in questi mesi di caldo torrido ce ne sono state pochissime. E appena adesso mo che sta ricominciando il freddo si cominciano a rivedere di più. Vabbè, questo era solo un esempio, però se non sbaglio ho parlato dell'AIDS che non esiste. L'AIDS purtroppo esiste e uccide le persone sia da noi sia in Africa. Se ho parlato di medicina, va di moda parlare di medicina. Tirare fuori cose semplicissime, magari piante che guariscono tutti i mali, che guariscono i tumori, la situazione non è così semplice. Si parla tanto male dei farmaci e dei vaccini, però se andassimo in Africa, negli ospedali africani, ci accorgeremmo che lì pagherebbero oro che purtroppo non hanno per avere i vaccini, per salvare bambini, per salvare le persone. E quindi la situazione è un po' complessa, c'è tanta disinformazione in tutti i sensi, è vero che i giornali vogliono solo vendere, è vero che le informazioni sono pilotabili, ma questo succede dappertutto. Non è che se avete trovato il sitarello carino di cui vi fidate perché dice le cose che vi piacciono, non vuol dire che siano vere. È importante cercare di avere un approccio scientifico. Andare a guardare sempre le fonti di quello che, di quello di, su cui ci informiamo, e le fonti possibilmente dovrebbero arrivare da riviste scientifiche, da riviste di divulgazione scientifica, o comunque dovrebbero essere autorevoli. Niente, potrei parlare all'infinito di questo argomento, magari se siete interessati lo farò. Adesso cerchiamo di non fare un filmato troppo lungo, se no non lo ascoltate. Invece la cosa importante che vi volevo dire adesso, senza essere troppo critico nei confronti degli altri, perché vedevo e adesso ne vedo ancora di più tantissima disinformazione, quello che volevo dire è di non ascoltare le cose che dicevo, non fidarsi di quello che dicevo, anche se potevo sembrare una persona interessante. Vi assicuro che adesso ho cambiato idea, quindi vedete voi, decidete voi a cosa credere, però io non me la sento più di credere a quelle cose. I filmati li ho lasciati per altri motivi, però
però è importante che sentiate anche questo. E fatemi sapere se siete interessati al fatto che continuo a divulgare informazioni da ignorante che sono, ovviamente. E se mi volete contattare, contattatemi pure, ci possiamo fare una bella chiacchierata. Se mi volete domandare qualcosa, molto volentieri, anche se probabilmente la risposta che vi sentirete più spesso è non lo so. E spero che mi contatti qualcuno che magari ne sa un po' più di me e che voglia comunicarmi qualcosa di interessante, perché adesso ho voglia di imparare, ho voglia di ricominciare a crescere. Quindi, anche se è un po' deprimente capire di aver sbagliato, rendersi conto di aver imboccato la strada sbagliata, si fa sempre in tempo a cambiarla e poi magari la ricambierò e la ricambierò perché la vita è fatta così. Però niente, per me era molto importante dirvi questa cosa. Per ora vi saluto a tutti, vi mando un grosso abbraccio, sia a chi è d'accordo con le cose che dico, sia a chi non è d'accordo, auguro una splendida vita. E niente, ci sentiamo presto, ciao a tutti e buona giornata da Stefano.